La telefonata che non ti aspetti e che arriva. La bella storia di Samuele Di Natale, 19 anni, il ragazzo autistico di Gela che ha affrontato gli esami di maturità all'Istituto di Istruzione Superiore Eschilo, ha profondamente colpito anche il Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi. E ieri il Premier si è personalmente congratulato al telefono con il ragazzo. Una telefonata durata quasi 9 minuti. Sono molto contento per tutti voi, per Samuele in primis. E anche naturalmente per i professori che sono stati, mi sembra di capire, non male, giusto? Samuele, nonostante l'emozione, si è rivolto al Presidente del Consiglio, dandogli del tu. Ciao Presidente! Bravo Samuele, sei stato bravissimo! Complimenti! Grazie! Nel corso della conversazione telefonica, la mamma di Samuele, Provvidenza Infurna, ha evidenziato il problema del dopo diploma. Io ne parlo da madre. Noi viviamo in un paesino, provincia Caltanissetta, Gela, no? Non abbiamo niente come strutture, non c'è nulla. Abbiamo fatto 16 anni di salti mortali, mi creda. E terapia tutta privata. Pagavamo 600 euro al mese. E togliendo uno stipendio di 1200 euro, mi creda. Rimaneva di mangiare pasta al mezzogiorno e pasta la sera, per fargli capire. Per me è fondamentale che il paese dia una mano a chi voglia, quindi questo è semplicemente. Però oggi voglio soltanto, quindi prendo buona nota anche delle considerazioni che ha fatto, spero qui accanto a me c'è Faraone che si possa anche intervenire, trovare qualche formula per intervenire per il dopo, come dice lei, evitare che si debba vivere le difficoltà che avete vissuto voi. Voglio dirle che c'è un impegno personale mio fortissimo, ma rispetto a Gela voglio garantirle che ho parlato con l'amministratore delegato dell'ENI anche qualche giorno fa. Noi continueremo a investire perché credo che sia una cosa fondamentale per quel territorio. Samuele ha espresso al Premier un desiderio, vuole incontrare il conduttore televisivo Gerry Scotti. Mi chiamo Gerry Scotti e organizziamo qui a Palazzo Chigi, chiedo a Gerry di venire e vieni anche tu, facciamo una cosa, ora organizziamo e facciamo una cosa tutti insieme, settembre, ottobre, organizziamo questo appuntamento con Gerry Scotti. Grazie Presidente! Il papà di Samuele, Orazio Di Natale, ha chiesto l'attivazione a Gela di un centro diurno per autistici. Sentiamo cosa ha risposto a tal proposito il Premier Matteo Renzi. Facciamo così, Davide si occupa del centro diurno perché poi conosce molto bene la regione e l'argomento e io organizzo con Samuele e anche con voi, vediamo anche voi, dai, sì. Gerry Scotti, e sarà un mio impegno personale.